Stiamo affrontando in questo incontro forse il problema del futuro più importante per il mondo e l'umanità: costruire lo sviluppo sostenibile, affrontare il cambiamento climatico, costruire tecnologie verdi. La crescita non può prescindere né dall'ambiente né dall'uomo. La comunità internazionale è sempre più consapevole della necessità di affrontare il problema energetico, sia in termini di maggiore efficienza, sia in termini di sostituzione delle fonti fossili di energia con fonti rinnovabili. E un ruolo di primo piano è certamente della Cina. La Cina ha deciso di affrontare i cambiamenti climatici, diventando di fatto, negli ultimi 10 anni, il paese che investe di più per lo sviluppo delle tecnologie verdi sostenibili per l'ambiente. Dunque, la ragione per cui la regione Emilia-Romagna è qui e non può che essere qui è perché condividiamo appieno la scelta strategica di affrontare la grande sfida dello sviluppo sostenibile del cambiamento climatico. Del resto, il 23% delle risorse del programma operativo e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale in Emilia-Romagna è dedicato appositamente all'innalzamento della dotazione energetico-ambientale delle aree produttive, al sostegno a progetti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili, al sostegno a progetti pilota di mobilità e logistica di merci e persone a finalità energetica. In Emilia-Romagna operano già circa 2.000 imprese industriali in quello che viene considerato il business verde, 3.400 professionisti, 116 società sono abilitati dalla certificazione energetica. L'Emilia-Romagna è la prima regione in Italia per la diffusione del marchio EMAS, terza per la certificazione internazionale ISO 14001, prima per numero di etichette ecologiche, terza per diffusione del marchio Ecolabel. Per esempio, soltanto la presenza importante della missione della nostra regione, della presenza delle imprese della nostra regione, anche qui in questi giorni a visitare l'Expo, che è estremamente importante, e non tutte queste imprese magari hanno nomi o marchi famosi, ma non per questo non sono fortemente specializzate, non per questo non sono capaci di fare nel miglior modo possibile i loro prodotti, e riescono quindi a essere con posizioni di nicchia leader nei loro mercati di riferimento. Quindi sul versante delle fonti rinnovabili, un altro investimento molto forte che le nostre imprese hanno fatto è stato quello di investire in maniera significativa sull'energia prodotta per esempio dalle biomasse, attraverso il recupero per esempio degli scarti provenienti dall'agricoltura, ma ci sono tantissimi altri esempi. Per esempio ci sono aziende importanti, ricordiamo, per ridurre il fenomeno del particolato che alimenta il problema delle polveri, che per noi è molto importante. La VM Motori, tra l'altro oggi è qui con noi, di Cento, ha brevettato un sistema innovativo che è applicabile sui motori diesel. La Ducati Energia ha sviluppato anche lei nuovi sistemi di iniezione elettronica che consentono di ridurre i consumi di carburante e quindi di limitare le emissioni. In sostanza, tante imprese del territorio con marchi noti, con marchi storici, ma anche tante altre nuove imprese hanno investito e stanno investendo proprio in questa direzione. La regione, allo stesso modo, ha investito moltissimo anche per migliorare quelle che sono le emissioni delle polveri sottili, lo diceva prima il Presidente Errani, lavorando sugli antiparticolari inseriti sui mezzi pubblici. Possibile questa partnership tra Italia e Cina, e in particolare ovviamente con la nostra regione, deve trovare forza e condivisione proprio in ragione di ciò che ci siamo detti. È un tema culturale, è una grande sfida per il sistema economico. Dobbiamo veramente riuscire a tenere in equilibrio sviluppo ma anche sostenibilità,